Oltre al filone principale sui 7 imputati della Commissione Grandi Rischi, resta ancora aperto il filone d'indagine su Guido Bertolaso, ex numero 1 del Dipartimento della Protezione Civile, accusato di omicidio colposo, sempre dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. L'attività d'indagine era stata avviata dalla Polizia Giudiziaria dopo la denuncia presentata nei confronti di Bertolaso dall'avvocato aquilano Antonio Valentini, che nell'ambito del Grandi Rischi ha assistito numerose parti civili. A seguito della diffusione su Repubblica.tv e sulla nostra emittente Rete 8, di un servizio di Giuseppe Caporale che conteneva una telefonata intercettata tra lo stesso Bertolaso e l'ex assessore della Regione Abruzzo Daniela Stati. Nella conversazione, datata 30 marzo 2009, il giorno prima della riunione della Commissione Grandi Rischi, Bertolaso definiva la convocazione degli esperti un'operazione mediatica e che la riunione era stata già convocata perché vogliamo tranquillizzare la gente. Ecco lo stralcio più rilevante. È più un'operazione mediatica, hai capito? Sì, sì. Così loro, che sono i massimi esperti di terremoti, diranno è una situazione normale, sono fenomeni che si verificano, meglio che ci siano 100 scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio, perché 100 scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male. Dopo la diffusione su internet, il contenuto della telefonata è stato poi verbalizzato dagli investigatori e trasmesso negli uffici della Procura come notizia di reato. Il fascicolo è affidato al PM Fabio Picuti, titolare della maxi inchiesta sui crolli degli edifici pubblici e privati a seguito del sisma del 6 aprile 2009, compresa quella sulla Commissione Grandi Rischi.